a Castelbuono Giovanni Baglioni, figlio del più noto Claudio Baglioni, è stato qui in occasione di Paese Divino e ha mostrato le sue straordinarie doti da artista, da musicista e di chitarra acustica. Allora Giovanni, intanto dici un po' di Castelbuono, come ti ha accolto questa cittadina? No, bene, meglio di come meritassi, perché non avevo e non ho ancora fatto molto per Castelbuono, però mi sono trovato molto bene. Io in realtà non ho neanche girato tanto la Sicilia, quindi questa prima esperienza di qualche giorno che mi sono preso oltre la mia esibizione è stata molto molto piacevole. Sappiamo che hai avuto un enorme successo durante il tuo concerto, che ricordiamolo è solo di chitarra acustica, niente voce. Come mai questa scelta? Ma guarda, è semplicemente la forma di espressione musicale che più mi è piaciuta quando l'ho vissuta da ascoltatore, da spettatore, e l'ho incontrata anche piuttosto tardi, non che la musica non abbia mai attraversato la mia vita o non sia stato qualcosa che ne facesse parte, però dopo passati 20 anni ho ascoltato il primo disco di chitarra acustica solista, mi ha veramente colpito e ho detto a me stesso: io voglio saper fare questa cosa, e piano piano mi sono creato un mio percorso. Ecco, tu sei un figlio d'arte, chiaramente potevi ispirarti anche a tuo papà, cantante di straordinario successo in Italia e anche all'estero, e invece hai tratto ispirazione, mi dicevi, da un autore di chitarra acustica. Chi è? Il primo esempio è stato Tommy Emmanuel, che è un grandissimo chitarrista australiano. Poi ovviamente, dato questo punto d'appiglio, la ricerca è andata avanti, l'ho approfondita e tanti altri autori mi hanno influenzato. Ecco, cosa racconti con la tua musica? Storie differenti, emozioni, momenti, anche se è una musica senza parole, dunque senza la caratteristica così esplicita, o comunque più esplicita del linguaggio, per poter esprimere i suoi concetti, io amo cercare una forma in suoni, in musica, in sole note, ha delle idee, ha delle vere e proprie storie, e a volte ci riesco, perché spesso mi sono tornate indietro delle impressioni che effettivamente si sposavano molto bene con quello che io avevo tentato di trascrivere. E nel futuro prossimo di Giovanni cosa c'è? Un secondo disco, auspicabilmente il più presto possibile, dopo il mio Anima Meccanica, che ormai ha già imparato a parlare e a camminare, perché ha 3 anni. E sì, spero presto e di continuare l'attività live promuovendo questo lavoro e anche altri. Ritornerai in Sicilia? Molto volentieri. Bene, noi ti aspettiamo a braccia aperte, siamo contenti di averti conosciuto e speriamo di vederti ancora qui tra noi. Grazie, a presto. Grazie a te Giovanni, ciao. Buon lavoro, ciao.